Ciao a tutti e a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi mi sento un po' extraterrestre perché sono tutta bianca, candida e con quest'aria un po' angelica. Ma mi beccate così oggi? Sapete che io cambio un po' mood a seconda di come mi sento. Oggi video super speciale e che ultimamente mi avete bombardato. Come sempre io non me l'aspetto su questo argomento. E stiamo parlando di pop. Sono creati dalla Funko ed è per questo che si parla di Funko Pop, che fa però anche altri prodotti. Ed è un'azienda americana ed è per questo che mi sentirete parlare e dire che spesso prendo i Funko da rivenditori americani, più che altro privati, proprio perché lì sono molto più reperibili. Rispondo prima di farvi vedere la mia collezione, che ormai penso sia arrivata a dei numeri abbastanza altini, a delle domande che mi avete fatto sotto l'ultimo video, quindi non devo evitare di ripeterci, rispondo qui. La domanda più gettonata è: dove prendi i pop? Vi lascio sotto nell'info box i siti da cui acquisto più frequentemente. Vado poco nei negozi, sono andata tipo a Romix a Roma quando c'è stato perché lì è pieno. So che ci sono alcuni negozi sparsi un po' in giro, però non so dirvi i nomi. Io di solito prendo tutto dai siti internet, anche se a volte un po' un terno all'otto perché magari arrivano con le scatole danneggiate ed è un po' pallosina la cosa. Ma comunque, i siti sono sicuramente Amazon, che ha i prezzi un po' più low budget, eBay, dove potete ricercare quelli anche più rari se volete, perché ci sono rivenditori anche privati, quindi è più semplice trovare i pezzi un pochino più appunto ricercati. Il sito da cui compro più frequentemente oltre ad Amazon è sicuramente Amp. Ha sempre un sacco di pop quando escono nuove wave, che siano di Harry Potter, che siano di qualche film nuovo, che siano boh, di qualsiasi cosa, trovate tantissime robe. In più hanno anche un sacco di merchandising, vestiti, spille, accessori, è fantastico. A volte mi capita di comprare su Comic Arts, magari faccio qualche preordine sulle cose che sono un po' più esclusive. Da GameStop ci vado poco o niente perché di solito hanno dei prezzi un pochino troppo alti per il tipo di pop che vendono, perché alla fine, a parte quelli esclusivi GameStop, hanno cose abbastanza trovabili. E quindi questa è la domanda più gettonata e trovate tutto qua sotto. Per quanto riguarda l'altra domanda gettonatissima è: perché voi collezionisti tu tenete i Funko nelle scatole? E ogni volta per me è tipo un colpo al cuore, perché come avete visto sulle scatole ci sono anche dei bollini a volte che danno più o meno valore al Funko. Logicamente la stessa versione di un Funko può avere più di un bollino diverso e quindi ha un valore diverso. In più la scatola serve da protezione, perché comunque sono delle statuine piccole, a volte hanno tanti dettagli che possono essere più o meno spigolosi, e se accidentalmente ve ne casca uno, ciao. Vi posso assicurare che anche se cascano con la scatola, che comunque è bella protetta, li avvolge tipo tutti, si rompono, quindi meglio tenerli nelle scatole. In più così non si impolverano e ci sono tutte le varie descrizioni, i numeri, dietro ci sono tutti i componenti della serie. Logicamente, essendo statuine da collezione, io preferisco tenerli così, però c'è anche chi li tira fuori, insomma, poi alla fine sono scelte. Queste erano le domande più gettonate, se ne avete altre da farmi qua sotto poi risponderò nel prossimo o se riesco nel commento stesso. Spero la mia collezione vi piaccia, fatemi sapere sotto nei commenti quali mi mancano. A parte quelli di Stranger Things non me li dite, perché io non ho ancora visto la serie, quindi non posso comprare i pop, ma so che sono tra i più costosi perché sono tra i più esclusivi, perché ce ne sono tantissimi, non mi serve spendere altri soldi. Fatemi sapere magari se ce n'è qualcuno carino in particolare che ancora non ho adocchiato. Detto questo vi lascio il video, buona visione, ci vediamo dopo per i saluti. Eccoci qua, questo è il mio muro delle meraviglie, che adesso vi mostrerò i pezzi nuovi. Se invece volete vedere l'altra parte, cioè tutta questa che vi ho mostrato bene nel dettaglio nell'altro video, ve lo lascio linkato qui nella scheda info, così potete andarlo a vedere. E adesso vi mostro più o meno quelli che non vi ho fatto vedere l'altra volta. Per quanto riguarda questa zona sopraelevata, penso che di nuovo ci sia Jacob di Twilight e Supergirl. In più di nuovo c'è che ho fatto finalmente tutta la mia fila delle Sailor Moon, a parte un pack da tre che non ci stava qua. E questa è la nuova zona sopraelevata che prima non c'era, in cui ho messo un po' di Funko di Game of Thrones, Cersei, Tyrion, Jon Snow, poi ci sta Wolverine, Lexa la versione Chase, lì sopra c'è Alice, Cenerentola, Biancaneve,
e quello di Jumanji, quelli ve li avevo già fatti vedere. Poi, uscendo dalla mia camera, alcuni di voi avranno notato che prima i pop erano sopra all'armadio, ma era una cosa totalmente momentanea, perché vi avevo detto poi li avrei sistemati, ed ecco trovata la soluzione. Semi momentanea, perché non mi entrano già più neanche qui, e ci sono due file per ogni scaffale. Comunque vi mostro appunto i nuovi Funko, di cui sono estremamente fiera, perché ultimamente mi sono data proprio ai recuperoni. Spero possiate vedere bene, vedete c'è anche il riflesso, quindi perdonerete. Qui sopra abbiamo tutti quelli grandi, oppure i pack di Game of Thrones, che sapete essere una delle serie che seguo maggiormente e di cui mi piace di più avere i pop. Qui abbiamo la nuova versione di Daenerys sulla roccia del drago, che è pazzesca, penso sia una delle più belle, ma poi vi farò vedere la più bella in assoluto che ho recuperato. Mentre qui abbiamo il pack da due della Battaglia dei Bastardi, eccoli qua. Questo invece ve l'avevo già fatto vedere, è il pop di Daenerys e Drogon, un Rites, anche questo spaziale. E poi passiamo a questi. Adesso io non so bene come farveli vedere, perché dietro appunto c'è un'altra fila. Intanto parto dalla fila frontale. Ho recuperato un sacco di Katniss di Hunger Games, quindi ho quasi tutta la wave, tranne il 180 President Snow, perché non mi interessa. Quindi qui abbiamo Wedding Dress, The Mockingjay, The Girl on Fire, Effie, Peeta, che è troppo cute, e Katniss, la versione del primo film. Poi adesso li vedrete un po' casuali. Qui abbiamo degli Incredibili 2, che ancora devo uscire, ma già i pop. Elastic Girl, qui ci sta Scarlet Witch, la prima versione, perché io avevo quell'altra. Sempre degli Incredibili, Violetta. Ho anche la versione Chase, pazzesca, dopo ve la faccio vedere. E qui abbiamo Max del Grinch. Volevo da una vita, ma non avevo mai preso, non lo so perché, quindi eccolo qui. Mi manca il Grinch, però recupereremo anche quello. Poi, continuando con la parte frontale, passiamo al reparto sotto. Qui abbiamo Daenerys, la nuova versione, con il vestito invernale, non so come dirvelo. È bellissima, ha dei capelli pazzeschi. Poi qui abbiamo il Re della Notte. Non ho comprato i suoi scagnozzi perché onestamente non lo so, non mi ispirano, quindi c'è solo lui. Poi qui passiamo a Black Panther versione Chase, quindi tutto mascherato. Qui abbiamo Bran Stark. Qui c'è Brienne of Tarth, che è troppo cute, penso sia davvero uno dei miei personaggi preferiti nella serie. Poi qui Ghost, questo qui l'ho già fatto vedere ma l'ho messo qui. Questa è in assoluto la mia versione preferita di Daenerys, ed è quella che ho cercato praticamente, non lo so, penso almeno un anno. Era l'unica che mi mancava, perché io di Daenerys le ho tutte le versioni, e finalmente l'ho presa, quello con il vestito da sposa, quando sposa appunto Khal Drogo, e la volevo troppo. Per trovarla ho fatto i salti mortali, ma ce l'abbiamo. Qui abbiamo degli Avengers, la nuova versione della Vedova Nera. Qui un altro Jon Snow, sempre nuova versione. E qui un altro di Black Panther, Eric, quel figone di Michael Jordan. Paxix anche lui. Poi qui sotto abbiamo proprio tra le ultimi arrivi. Questi due sono, raga, l'acquisto penso della mia vita. Io adoro Miraculous, lo guardo già da più di un annetto ormai, e quindi finalmente sono riuscita a prendere il pop di Ladybug e Cat Noir. Non ho preso quello di Papillon perché anche qui non mi interessa onestamente. Poi sotto abbiamo Catwoman, Jack Sparrow versione esclusiva, quella tipo tutta di bronzo. Poi qui abbiamo Visione, che è uno dei miei Avengers preferiti dell'ultimo film. Sopra abbiamo Sailor Moon, la versione Super Sailor Moon, che poi non capisco perché alcune hanno scritto Super Sailor Moon e alcune hanno scritto Crisis Outfit. Va bene, noi ce la becchiamo così. Principessa Leia di Star Wars, primissima versione, mentre questi sono dell'ultimo film, c'è DJ e Kylo Ren. E sopra abbiamo una Monster High, io le adoro, e questa qui è Claudine Wolf, ma probabilmente le prenderò praticamente tutte. Passiamo ai Funko che ci sono dietro, che probabilmente sono ancora più belli di questi qua davanti, infatti devo ancora sistemarli. Prima fila dietro cominciamo a vedere qualcosa di Jurassic World, questa è Claire. Poi abbiamo la nuova versione di Harley Quinn, bollinata Hot Topic e Amperlise. Poi una delle mie favorite cuties, Arya Stark, hanno fatto purtroppo solo questa versione, dove è piccinissima, quindi spero ne facciano altre. Dovrei recuperare anche Sansa, ma più avanti, perché costa un boato. Poi abbiamo la dottoressa Arlene di Suicide Squad, questa l'ho trovata in un negozietto
fatto, uno dei pochi Funko che ho comprato proprio in un negozio fisico. E poi eccola qua, la versione Chase di Violetta. E adesso questa ve la devo far vedere bene perché sennò sembra che non c'è niente dentro. Ed è appunto la sua versione invisibile, troppo troppo bella. Nella fila sotto abbiamo questo che è il Demiguys di Animali Fantastici e Dove Trovarli. Tra l'altro tra un po' esce il nuovo film. Poi sempre di Jurassic World Owen. Di questo mi piaceva anche la versione con l'uovo e blu, che è uno dei Velociraptor se non sbaglio. Però costano un botto e non riesco a trovarli, quindi spero di averli presto. Poi altro degli incredibili. Questo è sempre una versione speciale Empty List di Jack Jack. La versione normale era troppo semplice, quindi ho preso questa quando si trasforma di ferro, di metallo. Questo della Disney, tutto effetto brillantinato di Stitch. E qui abbiamo Ade di Hercules. Mi piacerebbe avere anche la versione Chase, vedremo. Altra sezione nascosta, qui cominciamo con le cose interessanti, tipo questi Funko che ho preso tutti e tre in un set su eBay, mi sono arrivati direttamente dall'America, di RuPaul Drag Race. Qui abbiamo Trixie Mattel, Alaska e RuPaul, sono gli unici che ci sono e non potevo non prenderli. Qui invece abbiamo il pack da tre, anche questo l'ho preso dall'America e logicamente si pagano sempre un po' di più. Il pack con Neo Queen Serenity, Small Lady, King Endymion, sono pazzeschi, questi penso siano tra i miei preferiti. Ah, e mi sono dimenticata un altro pack nuovo che non vi ho fatto vedere della Disney, dopo recuperiamo. Qui ho Black Panther, la versione quando lotta alle cascate per intenderci. Poi Shuri, che è la sorella, mi dispiace solo che si veda così buio, però non posso tirarle uno per uno fuori dalla scatola, capirete. Qui del film Bright ho Nick Jacoby, mi piacerebbe anche Ticca, adesso vediamo, però lui era il mio preferito, super cute. E qui di lato abbiamo sempre di Black Panther Nakia e la nuova versione del film Lara Croft. Per me sarà sempre Angelina Jolie, però mi piaceva questa versione un po' più graffiata. Ed ecco la versione che mi stavo per scordare di farvi vedere. Questa penso sia una delle cose su cui vado più fiera, perché lo sapete, la Sirenetta è il mio cartone preferito del mondo e quindi non potevo farmi sfuggire questo pack. Penso sia uno di quelli che ho pagato di più perché è appartenente alla Disney Treasure, vestiti da matrimonio, e la volevo troppo. Adesso è uscita anche una versione di Ariel sullo scoglio, sempre nella Disney Treasure, quindi probabilmente mi toccherà sborsare. Ultima fila e quindi ultimi pop sono questi. Qui abbiamo Meg, sempre di Hercules, Moana con Pua, col maialino, uno dei miei preferiti, Yzma. Questa è la versione Chase Limited Edition perché si illumina al buio, Pack 6 anche quella. Poi Sailor V, e adesso ho preso anche la versione del San Diego Comic Con di Small Lady, quindi mi arriverà presto. Poi abbiamo Storm, dei Teen Titans Go ho preso Raven, che è la mia preferita in assoluto, cioè il suo carattere è il mio. Bollinato addirittura Underground Toys, che adesso non li fanno più, quindi sono extra rari, l'ho preso a Romix. Poi di Justice League abbiamo Superman, mi piaceva un sacco questa posa, quindi ho preso questo. Poi c'è Heimdall di Thor Ragnarok. Sempre degli X-Men abbiamo Kitty Pride col suo draghetto. E ultima, ma non per importanza, Jasmine, la versione nuova con il vestito rosso e la corona. Rieccoci qua per i saluti finali. Come avete visto, questa era la mia collezione, soprattutto vi ho fatto vedere la parte aggiornata, perché l'altra ve l'avevo fatta vedere meglio nel dettaglio lo scorso video, che trovate sempre nel puntino nella informativa. Aspetto di leggere i vostri commenti su tutto quello che vi ho chiesto prima. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, non scordatevi di mettere un bel pollicino in su e iscrivetevi al canale se ancora non lo siete. Presto arriveranno tanti video e soprattutto probabilmente mi vedrete vestita sempre così. Quindi state pronti. Detto ciò, vi mando un grosso bacione. Grazie per essere stati in mia compagnia e ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto. Ciao!